Io mi chiamo G. Io mi chiamo G. No, non hai capito, sono io che mi chiamo G. No, sei tu che non hai capito, mi chiamo G anch'io. Il mio papà è molto importante. Il mio papà no. Il mio papà è forte, sano e intelligente. Il mio papà è debole, malaticcio e un po' scemo. Il mio papà ha 3 lauree e parla perfettamente 5 lingue. Il mio papà ha fatto la 3ª elementare e parla in dialetto. Ma poco, perché tartaglia. Io sono figlio unico e vivo in una casa con 18 locali. Io vivo in una casa con un locale solo. Però c'ho 18 fratelli. Il mio papà è molto ricco e guadagna 31 miliardi al mese, che diviso i giorni che ci sono in un mese fa 1 miliardo al giorno. Il mio papà è molto povero e guadagna 10.000 lire al mese, che diviso i giorni che ci sono in un mese fa 10.000 lire al giorno. Il primo giorno, poi dopo basta. Noi siamo ricchi ma democratici. Quando giochiamo a tombola segniamo i numeri coi fagioli. Noi invece segniamo i fagioli coi numeri, per non perderli. Il mio papà ogni anno cambia macchina, villa e motoscafo. Il mio papà non cambia nemmeno idea. Il mio papà un giorno mi ha portato sulla collina e mi ha detto: guarda, tutto quello che vedi un giorno sarà tuo. Anche mio papà un giorno mi ha portato sulla collina e mi ha detto: guarda. Famiglie, gli armadi, le chiese, i notai, i banchi di scuola, i parenti del 128, trasformare in coraggio la rabbia che dentro di noi, e tutto che saltava in aria, e c'era un senso di vittoria, come se tenesse conto del coraggio la storia. E allora è venuto il momento di organizzarsi, di avere una linea e di unirsi intorno a un'idea. Dalle scuole, ai quartieri, alle fabbriche, per confrontarsi e decidere insieme la lotta in assemblea. E tutto che sembrava pronto per fare la rivoluzione, ma era una tua immagine o soltanto una bella invenzione. E allora è venuto il periodo dei lunghi discorsi, ripartire da zero e occuparsi un momento di noi, affrontare la crisi, parlare, parlare, sfogarsi e guardarsi dentro per sapere chi sei. E c'era l'orgoglio di capire e poi la certezza di una svolta, come se capir la crisi voglia dire che la crisi è risolta. Ti torna la voglia di fare un'azione, ma ti sfugge di mano e si invischia ogni gesto che fai. Sulla certezza che resta è la tua confusione, il vantaggio di avere coscienza di quello che sei. Ma il fatto di avere la coscienza che sei nella merda più totale è
l'unica sostanziale differenza da un borghese normale. Ora ci siamo sentiti sicuri e stravolti, come reduci, laceri e stanchi, come inutili eroi. Le bende perdute per strada e le fasce sui volti. 40 anni e siamo qui a raccontare ai nipoti che noi buttavamo tutto in aria, che c'era un senso di vittoria, come se tenesse conto del coraggio la storia. Noi buttavamo tutto in aria, che c'era un senso di vittoria, come se tenesse conto del coraggio la storia. Che cambiamento, eh? Ma io mi ricordo che qualche tempo fa si parlava con gli amici, nelle case, ma anche fuori, nelle piazze, si discuteva di tutto, il mondo, la politica, la vita, i fatti personali, insomma si parlava, anche troppo. Poi di colpo, niente. No, voglio dire, altre cose. Il tennis, i vini del Reno, com'è la neve a Cortina. Ma sai che io ho degli amici abbronzati anche d'inverno? No, per carità, io non c'ho niente contro la montagna, o contro il tennis, o il cricket, o lo squash. Ci deve essere uno strano godimento a sentirsi inutili. Perché sono più allegri, più ottimisti, e tutti a sciare, e vela, e windsurf, equitazione, golf, bello. Secondo me, per essere bravi in quegli sport lì, non è che bisogna essere proprio imbecilli, però aiuta. Poi un po' di bella vita, un po' di soldi non fanno schifo a nessuno, si diventa più belli, più puliti, un'ora di palestra, una doccia, l'amore, la pienezza dei sensi, la natura. Tanto un attimo prima di fare l'amore, un grillo che canta, c'è un'aria bellissima intorno, che odore. Pian piano riprendo a sfiorare la sua sottana, sarà la zona. Cerchiamo un posto migliore e allora ritrovo di nuovo la mia tenerezza. È una cara ragazza, comincio a sentirmi eccitato, più che un odore è una puzza. Io tento un abbraccio per chiuderle il setto nasale. È micidiale. Non ce la faccio, mi è venuta anche un po' di nausea, gira la testa, in città non mi sento mai male, l'aria è più giusta. Bel bar d'alluminio, mi siedo e mi sento un signore, c'è ancora l'odore, l'odore segue oramai dappertutto, non posso oramai ce l'ho addosso. Vado a casa, mi metto sul letto, mi sdraio, mi distendo, ma c'è ancora, nel muso lo sento più forte, un odore tremendo, mi togli i vestiti, oramai sono nudo. Dio, Dio, l'odore mio, l'odore mio, vuoi vedere che sono io, vuoi vedere che sono io, vuoi vedere che sono io. Calma, un momento.
momento ragioniamo. Mi faccio un bel bagno, mi lavo da tutte le parti con molta attenzione. Mi metto anche il talco, son candido come un bambino. Maledizione. Adesso però non mi devo suggestionare da vomitare. Non ce la faccio, è un odore che non si distrugge con una lavata. Ci vorrebbe un programma in risciacquo, la schiuma frenata. Mi spalmo le creme, i profumi, dai piedi alla testa. Il puzzo sovrasta, ce l'ho nella pelle, che schifo mi faccio, che corpo ignorante, così puzzolente. Come faccio con tutta la gente che mi ama e mi stima? Come faccio? Non c'è niente da fare, la puzza è più forte di prima. Che schifo, avevo tanti amici, sono uno che lavora, mi son fatto una carriera, non è giusto che la perda, mi son fatto tutto da me. Mi son fatto tutto da me. Conosco tanta gente, son venuto su mia vita, c'è una bella posizione, non è giusto che la perda. Mi son fatto tutto da me. Mi son fatto tutto da me. Mi son fatto tutto da me. Mi son fatto tutto di merda. Quanto sia emozionante, tu mi guardi e mi chiedi se sono presente. Io penso alla nostra impotenza, ad un gesto d'amore. Sì, quel senso vitale che un po' si conosce, qualche cosa di dentro che affiora, che cresce, la voglia di credere ancora ad un gesto d'amore. No, non dico l'amore, che sappiamo un po' tutti. No, non dico l'amore, che ci capita spesso, ma quei semplici gesti di un uomo fedele a se stesso. Camminare in un posto, guardare una cosa, sentire che sei in una stanza, adoperare le mani, toccare un oggetto, capire la sua consistenza, imparare a sentire il presente in un tempo così provvisorio, essere giusti su un metro di terra, sentire che il corpo è in perfetto equilibrio. Peccato io non so mangiare, peccato io non so dormire, non so camminare in un prato, non so neanche amare, peccato. Io ti sfioro, non so quanto sia emozionante, tu mi guardi e mi chiedi se sono presente. Io penso alla nostra impotenza, ad un gesto d'amore. Io ti passo la mano sugli occhi un po' stanchi, poi mi accosto al tuo viso, al tuo seno e ai tuoi fianchi, e cresce la voglia di unirci in un gesto d'amore. No, non dico l'amore, che possiamo anche fare, ma l'amore.
l'ascensore. Schiacci l'ottavo. L'ascensore sale. Lentissimo. Le porte di metallo. Le pareti di metallo. Soffitto di metallo. E se si blocca? L'aria. Mi manca l'aria. Oh mamma. E quando magari la domenica prendi la tua bella macchina e te la porti in un prato. E nel prato sei lì, tu e lei, soli. E te la lavi. E te la asciughi. Oh mamma. E quando vai in giro per la strada sul marciapiede e per terra ci sono le giunture, le righe. Non voglio calpestare le righe. Allora metti il piede in un rettangolo, poi in un altro rettangolo, poi vedi che uno ti guarda. Mi fa male un piede. Oh mamma. E quando sei a letto la sera tutto spento, stai per addormentarti, ti viene un dubbio. Il gas. Avrò spento il gas. Meglio andare a vedere. Allora ti alzi, accendi la luce, vai in cucina, guardi il gas. Spento. Bene. Torni in camera, spegni la luce, visto le coperte, stai per addormentarti. Ma avrò visto bene che è spento. Magari era così e io l'ho visto così. È un attimo. Meglio tornare a controllare. Allora ti alzi, accendi la luce, vai in cucina, guardi il gas. Spento. Adesso io lo apro. E lo spengo, così sono sicuro che l'ho spento, giuro che l'ho spento. L'ho spento, l'ho spento. Torni in camera, spegni le luci, visto le coperte. Ti alzi, di la luce, cucina. Torni in camera, visto le coperte, cucina. E alle 5 di mattina ti addormenti sul frigorifero col gas aperto. Oh mamma! Nonno è sempre mio nonno, è sempre Ambrogio in ogni momento. Voglio dire che non ha problemi di comportamento. Mio nonno assomiglia ad Ambrogio, l'interezza non è il mio forte. Per essere a mio agio ho bisogno di una parte. Per esempio quando sto in campagna ed accendo il fuoco nel camino, lentamente raccolgo la legna e mi muovo come un contadino. Quando in treno incontro una donna io mi invento serio e riservato, faccio quello, parla poco ma c'ha dietro tutto un passato. E se mi viene bene, se la parte mi funziona, allora mi sembra di essere una persona. Qualche volta metto il mio giaccone grigio verde tipo guerrigliero e ci metto dentro il mio corpo e già che ci sono anche il mio pensiero. Quando invece sto leggendo Hegel mi concentro, sono tutto preso, non da Hegel, naturalmente, ma dal mio fascino di studioso. E se mi viene bene, se la parte mi funziona, allora mi sembra di essere una persona. Mio nonno si è scelto una parte non cambia in ogni momento, voglio dire che c'ha un solo comportamento. Io invece ho sempre bisogno di una nuova definizione e gli altri fanno lo stesso, è una tacita convenzione.
non ne posso più di recitare e di fingere per darmi un tono. Io mi mostro senza pudore pur di essere quel che sono. Se mi viene bene, se la parte mi funziona, allora mi sembra di essere una persona. Se un giorno noi cercassimo chi siamo veramente, ho il sospetto che non troveremmo niente. Vidi un letto accanto al mio. Il primo giorno si ha una sensazione spiacevole, volgare, e i piccoli disagi non fanno bene al cuore. Ma la notte aumenta lo spessore del dolore con le sue presenze. La notte, il cuore gonfio la notte, i lamenti dei malati riempiono le stanze. Ma stranamente il giorno dopo, prima che arrivino i parenti, si fa un poco di ironia persino sui lamenti. Nel letto accanto al mio, con dentro un uomo grosso e un po' volgare, diventa una presenza singolare. Gildo, come faccio, mi vergogno, devo andare. E Gildo, il grosso Gildo, mi insegna da sdraiato come devo fare. E intanto, a pochi metri di distanza, si fatica a respirare. Sono le innocenti stonature di un salotto, piccoli fastidi, gesti un po' meschini che fanno l'uomo veramente brutto. Ma in ospedale, dove la perdita è totale, dove lo schifo che devi sparare è quello di aiutare un uomo a vomitare, dove non c'è più nessuna inibizione dal vomito al sudore alla defecazione, allora salti il piano se lo sai saltare. Entra in un altro reparto dell'amore, Gildo. Io vorrei che all'insaputa delle suore, e Gildo il grosso Gildo, mi passa di nascosto qualche cosa da mangiare. E intanto, a pochi metri di distanza, un uomo muore. Diverse ore, e a notte alta quell'ospite agghiacciante viene portato via e riprende indisturbato, non curante, il ritmo della corsia. I piccoli disagi, l'ho già detto, non fanno bene al cuore, ma il senso della morte è sempre stato troppo forte. Gino, non l'ho mai saputo immaginare, chissà perché improvvisamente diventa elementare. Potrà sembrare irriverente, ma qualche ora dopo ridevamo tutti per niente. Ma scanso di fraintesi, non è il cinismo mestierante fastidioso dei dottori, ma il senso della vita che ti spinge fuori. Gildo,
dispiace, sono guarito, devo andare. E Gildo, che naturalmente mai più nella mia vita avrò il gusto di incontrare, nasconde questa volta con vergogna il suo dolore. Vestaglie biancheggiavano, solitaria avvertivo quel candore, quel senso di purezza, e l'aria era azzurrina e c'era un po' di brezza, e stranamente un senso d'amore che non so dire. Poi gli amici ti tirano su, si parla, si canta, si ride, che risate si fa quando si ride. Vabbè, spogliamoci, eh? Ma che faccio? Spalle curve, le gambe magre e queste mutande pervinca o fucsia, vabbè, non importa, questa volta va a finire che lo faccio davvero. Ma sì, basta, bisogna farla finita, magari davanti allo specchio, sì, nudo. Via anche le mutande. Ecco, questo sono io. Non so neanche che faccia avrò con gli occhi chiusi. Gli specchi non servono a niente. Non riesco a fregarlo. Vabbè, non importa. Questa volta mi ammazzo davvero. Mi ricordo che una volta volevo ammazzarmi per amore. Mi aveva detto che non mi amava più. Un attimo prima che glielo dicessi io, maledizione. Quel tanto che basta per farti impazzire. Ti senti escluso, abbandonato. E lei non si accorge neanche dell'ingiustizia che ti ha fatto. E tu ti ammazzi, così impara. E dopo ti amerà per tutta la vita. La sua. Suicidio troppo emotivo. Guarda che faccio. C'ho mica la faccia di uno che soffre. È il mondo. Suicidio a freddo. Di contro in fuori. Pum! E tutto cambia. E il mondo, fino un attimo prima, tremendo e ostile contro di te, viene subito a rotolarsi ai tuoi piedi come una palla docile, sonnona, scolizzante, affettuosa. Un cocker. Peccato che poi non c'è la soddisfazione di vederlo il cocker. Quasi quasi mi rivesto e vado da Giuseppe. Giuseppe è sensibile. So già cosa mi dice.
ci sono mille modi di rinteressarsi alla vita. Lui ci crede ciecamente alle passioni. Mille modi. C'è gente che fotografa i rapaci nei loro nidi e fa dei corsi meravigliosi per impadronirsi di queste tecniche speciali. Ci sono davvero questi corsi? C'è tutto. No, non devo andare da Giuseppe. Non posso distrarmi con la fotografia. Siamo così futili che le distrazioni ci possono impedire di ammazzarci. No, meglio Athos. Sì, Athos non sta mica a tirarmi su di morale coi soliti discorsi sulla vita. Troppo intelligente, obiettivo, dai. Vado lì, gli racconto tutto, 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 fino alla fine. Ecco, lo vedi anche tu, sono un fallito. E lui? Sì. E mi indica la scogliera. Tutto deficiente, insensibile. Ma che si ammazzi lui. E poi la scogliera. Casomai il modo me lo scelgo io, un modo che sia mio, un modo che sia giusto per essere prudenti quando ci si ammazza. Se no si fanno delle figure. La scogliera. La scogliera va bene per Bergman, nordico, religioso. Già. Come si ammazzerà la gente importante? Lo dico, quelli famosi. Non so, per dire, Barbato. Andrea Barbato, eh? Scrive l'ultima cartolina e si svena. Due gocce di sangue. E la dell'era, Francesca, tutta nuda. Uno spillino, più niente. E Lucio Battisti? Affari spenti nella notte, questa è la faccia. E Craxi? Lo vedo, una sfilata, macchina scoperta, lui sorride alla folla, paga un sicario. Martelli. Da una finestra, pum, tra le braccia della moglie, come un presidente. E Costanza? Maurizio Costanza? La cravatta? Un bel nodo. E se va bene a me? E Cossiga? Cossiga? In diretta in televisione, certo. Esterna due parole, quattro, 20 cazzate. Poi tanto il Quirinale smentisce. Arriva Galloni con il calice. La cicuta. E sulla sua tomba solo gladioli. E Andreotti, Giulio, Andreotti, se non c'ho l'immagine, non lo vedo Andreotti, quello lì non si ammazza mica, bisognerà suicidarlo. E io, con questa faccia, questa cameretta, queste mutande, potrei buttarmi sotto un vecchio esteticamente, oppure potrei, no, non va bene, non è possibile che sia tutto vecchio, forse oggi esteticamente mi rimetto gli slip per Vink, mi rivesto, esco e vedremo come va a finire. C'è una fine per tutto e non è detto che sia sempre la morte.
allegria molto cittadina, con quegli strani struggimenti da domenica mattina. Dottore del giornale, sempre un'illusione, non leggo le notizie, non c'ho testa, aspetto il pomeriggio con furore, del resto anche aspettare fa parte della festa. E questa allegria solitaria si espande alla gente, alle cose, si mescola nell'aria. Sono proprio dei poeti gli uomini, sono proprio teneri e incantati, riesci più a strapparli alla loro allegria, sono incollati. Seduti sotto gli alberi di un parco, scopri la natura e il suo linguaggio, c'è come un'atmosfera più leggera, ti sembra quasi sempre il primo maggio, oppure tutti insieme in una trattoria col cibo genuino, tra un piatto e l'altro una battuta e una canzone spensierata, va giù bene il vino. Poi digestivi e le paste, tutto ritorna fuori, sono rutti di gioia le feste, sono pieni di energia gli uomini, sono proprio sani e scatenati, non riesci più a strapparli alla loro allegria, ci sono incollati. Butti e balli come un matto, è irresistibile persino chi non vuole, si dimena, si dondola tutto, la musica da ballo è l'unica espressione che riunisce il mondo, c'è chi ci gode smisuratamente e c'è chi si lamenta della vita sgambettando. Oltre le note si sente quell'aria appiattita senza note, che è l'aria del presente. Sono pieni di energia gli uomini, sono proprio sani e scatenati, non riesci più a strapparli alla loro allegria, ci sono incollati. Film con dentro tutti gli ingredienti che piacciono alle masse, che stanno rinchiodate e si divorano tutto senza protestare, sarebbe uguale dargli un bel barattolo di merda per 10.000 lire, e insieme ridendo e scherzando festa è la nostra occasione per toccare il fondo. Sono proprio deficienti gli uomini, ormai sono proprio devastati, non riesci più a strapparli alla loro idiozia. Sono proprio deficienti gli uomini, ormai sono proprio devastati, non riesci più a strapparti dalla loro idiozia, ci sono io.
appunto. Appunto, domenica sera esco dal cinema, no? Dove ho messo la macchina? Ah, no, l'ho messa lì. Chiavi? Brum, parte subito. Perfetto. Arrivo, via Londonia. Non c'è più la casa. Ho sbagliato strada, fammi vedere. 24, 26. Maledizione, manca il 28. Non c'è più la casa. Ho perso la casa. Dunque, vediamo un po'. Sono andato al cinema. Un bidone, tra l'altro. In macchina, no. Non posso averla persa. La lascio sempre lì. Dove l'ho messo? Io sono sempre stato un po' disordinato, ma la mia casa non è mica un orecchino. A questo punto sono molto preoccupato. Un uomo senza casa è un po' un casino. Me lo dice sempre la mia mamma che sono disordinato. Ha ragione. Ha ragione la mamma. A proposito, la mamma, dove l'ho messo? Ho perso anche la mamma. Devo fare la denuncia. Ci sono i carabinieri con tutte le mamme che rubano. Non era neanche assicurata, però la chiudo sempre. Ma mi dispiace, non tanto per il valore, è che era un ricordo. E poi la mamma non è mica un accendino che lascia al bar e te lo fregano gli amici. Io non vorrei che lei giocasse a nascondino. Un uomo senza mamma è un po' de amici. Bisogna che la ritrovi la mia mamma e anche la mia casa. Bisogna che ritrovi tutto per sentirmi bene, per sentirmi a posto in questa nostra bella terra, in questa nostra bella Italia. L'Italia. Dove l'ho messo? Ho perso anche l'Italia. Ma possibile? L'Italia di Mazzini, di Cavour, dei nostri martiri, degli invalidi senza gambe, senza braccia, Lino di Mameli, il tricolore che sventola, queste nostre immagini eroiche, salde, solide. Niente, di colpo. La liquefazione, lo squagliamento, la grande dissenteria. Siamo rimasti senza niente tra le mani, con gli ideali svaporati in mezzo al mare, senza famiglie, senza patrie o religioni. E piange tutto il mondo, e piange pur sapendo che era una morale da coglioni. A proposito, i coglioni. Dove li ho messi? Lidia, ti amo. Lidia, ho bisogno di te. Poi la stringo e la bacio, infagottato d'amore di vestiti. E anche lei si muove, felice della sua apparenza e del nostro amore. E la cosa continua bellissima per giorni e giorni. Una nave, con una rotta precisa che ci porta dritti verso una casa. Una casa con noi due soli. Una gran tenerezza e una porta che si chiude. Nelle case non c'è niente di nuovo. Appena una porta si chiude dietro a un uomo, succede qualcosa di strano, non c'è niente da fare. Fatale quell'uomo, incomincia a muffire. Basta una chiave che chiuda la porta d'ingresso, che non sei già più come prima. Senti represso,
chiave tremenda, appena si gira la chiave. Siamo dentro a una stanza, si mangia, si dorme, si beve. Ne ho conosciute tante di famiglie. La famiglia è più economica. Una minestra per tutti, tranquillanti per tutti, gli assorbenti, il cotone, i confetti falqui. Soltanto 1200 lire per purgare tutta la famiglia. Una fame. Si caga in famiglia. Si caga bene. Lo si fa tutti insieme. Nelle case non c'è niente di buono. Appena una porta si chiude dietro a un uomo, quell'uomo è pesante, passa di moda sul posto, incomincia a marcire, a puzzare molto presto. Nelle case non c'è niente di buono, c'è tutto che ha odore di chiuse, di cesso. Si fa il bagno, ci si lava i denti, ma si sente lo stesso. Amore, ti lascio, ti lascio. C'è solo la strada su cui puoi contare. La strada è l'unica salvezza. C'è solo la voglia, il bisogno di uscire, di esporsi nella strada, nella piazza. Perché il giudizio universale non passa per le case dove noi ci nascondiamo. Bisogna ritornare nella strada per conoscere chi siamo. Laura, ti amo. Laura, ho bisogno di te. Con te ritrovo la strada, le piazze, i giovani, gli studenti. Li avevo lasciati qualche anno fa. Sono molto diversi, sono molto cambiati. Le idee sono cambiate, e i loro discorsi, e il modo di vestire. Gli esseri meno. Gli esseri non sono molto cambiati. Vanno ancora nelle aule di scuola a brucare un po' di medicina, fettine di chimica, pezzetti di urbanistica con inserti di ecologia, a ore pressapoco regolari. Ed esiste il bar tra un intervallo e l'altro. E poi l'amore, per fabbricarsi una felicità, come noi ora, una coppia. E ancora tante coppie. Poi ancora una porta, ancora una casa. Ma siamo convinti che sia un'altra cosa. Abbiamo esperienze diverse, non può finir male. Perché abbiamo una chiave moderna, abbiamo una chiave. Perché è tutto un rapporto diverso che è molto più avanti. Ma c'è sempre una casa con altre aspirine calmanti. E di nuovo mi trovo a marcire in un'altra famiglia, la nostra, la mia. Guardando la porta, la mia poesia. Amore, ti lascio, vado via. C'è solo la strada su cui puoi contare. La strada è l'unica salvezza. C'è solo la voglia, il bisogno di uscire, di esporsi nella strada, nella piazza. Perché il giudizio universale non passa per le case dove noi ci nascondiamo. Bisogna ritornare nella strada per conoscere chi siamo. Maria, ti amo. Maria, ho bisogno di te. Ma per favore,
in un hotel meublé. Perché il giudizio universale non passa per le case e gli angeli non danno appuntamenti. E anche nelle case più spaziose non c'è spazio per verifiche e confronti. C'è solo la strada su cui puoi contare, la strada è l'unica salvezza. C'è solo la voglia e il bisogno di uscire, di esporsi nella strada, nella piazza. Perché il giudizio universale non passa per le case, le case dove noi ci nascondiamo. Bisogna ritornare nella strada per conoscere chi siamo. Presento la mia famiglia, non si trucca, non si imbroglia, è la più disgraziata d'Italia. Anche se soffriamo molto, noi facciamo un buon ascolto, siamo quelli con l'audience più alto. I miei genitori, due vecchi intronati, per mezz'ora si sono insultati, a c'eravamo tanto amati. Dalla vergogna lo zio Evaristo si era nascosto, povero Cristo, l'han già segnalato, chi l'ha visto? Il ginetto dell'idroscalo, quando la moglie lo lascia solo, piange in diretta con Sandra Vido. Per non parlare di mio fratello, che gli ha rotto l'osso del collo, ora fa il morto a telefono giallo. Come ti chiami, da dove chiami, ci sono per tutti tanti premi. Pronto, 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 tanti gettoni, tanti milioni. Pronto, 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 con Berlusconi o con la Rai. E giù in Aspromonte c'ho dei parenti, li ho rivisti belli contenti, nello speciale rapimenti. Mentre a Roma c'è lo zio Renzo, che è analfabeta ma ha scritto un romanzo, è sempre lì da Maurizio Costanzo. Era fortuna di nonna Piera, che ha ucciso l'amante con la lupara, ha preso 20 anni in un giorno in pretura. Mio zio travestito di nome Wanda, ha fatto i soldi, ha comprato la panda, da quando è andato Samarcanda. Chiami, da dove chiami, ci sono per tutti tanti premi. Pronto, 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 tanti gettoni, tanti milioni. Pronto, 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 con Berlusconi o con la Rai. Chi c'è rimasto? Ha già accettito, completamente rincoglionito, da Zavoli fabbricati sto pentito. E alla fine c'è nonno Renato, che c'ha l'AIDS da quando è nato, ha avuto un trionfo da Mino D'Amato. Vi ho presentato la mia famiglia, non si trucca, non si imbroglia, è la più disgraziata d'Italia. Il bel paese sorridente dove si specula allegramente sulle disgrazie della gente. Come ti chiami, da dove chiami, stiamo diventando tutti scemi. Pronto, 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 stiamo diventando tutti coglioni. Pronto, 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 con Berlusconi o con la Rai.